Giuliano Pisapia, mi chiedo questo, prova a mettermi nella testa degli ascoltatori. Lei ha detto Renzi è divisivo, D'Alema è divisivo e non se ne esce. No, non se ne esce, gli ho detto, parlo anche per me, se uno riesce più a dividere che a unire, indipendentemente dalla sua volontà, beh, faccio un passo in fianco. Ma anche Renzi allora. Continua a dare il suo contributo, però senza pensare di dover essere necessariamente il leader piuttosto che colui che guida. Questo per giustamente io vale anche per Renzi, questo giustamente però. Ma anche per Giuliano Pisapia, voglio dire. No, ma lei non è divisivo, però non è nella categoria La differenza infatti è che lei sta cercando di unire, mentre nella sua valutazione, che io peraltro condivido, gli altri due interlocutori dei quali stiamo parlando sono invece quelli che dividono, e quindi fin tanto che ci sono in campo elementi divisivi, la sua azione di unità invece incontra le difficoltà di cui stiamo parlando. È così. Però io non posso, sì, è così, però io non posso incidere più di tanto, perché due persone, una è del Partito Democratico a cui non appartengo, l'altra è di MDP a cui non appartengo, quindi è chiaro, sì, questo è chiarissimo. Come loro le danno di me, io do una valutazione complessiva. Mi verrebbe da dire facciamo tutti un passo di fianco, neanche indietro, diamo il contributo per riunire e non per dividere o rafforzare le divisioni.